E ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nella serie Il Bel Paese. Come al solito, una buona domenica per chi ovviamente il video lo vede alle 11 di domenica o poco dopo, e un buon weekend, un buon qualsiasi altro giorno per gli abbonati che lo vedranno prima, un po' prima questa volta. Quindi cercherò insomma di completare comunque tutto quello che devo dire in questo video, che è un video riassuntivo di tutta la settimana, di tutto quello che è successo e anche di quello che non è successo. Vedi nonno Nixo che si impapina, dice date, poi lo vedremo, sbagliate, e si dimentica di pubblicare i video perché adesso vi spiego. Finiamo al volo questa pseudo missione che ho avviato e dopo il nonno Nixo è andato a far spese, ha fatto una grande spesa, ha comprato della terracotta, ma non per fare i vasi, ha comprato un terracotta, un 140, poi lo vedremo, anzi lo sentiremo. Come al solito in questa serie, in questo video, l'idea è quella di appunto di fare il riassunto settimanale, quindi la prima cosa da fare, ripeto, sto pre-registrando, quindi spero di non saltare poi nessuno che magari arriverà nel frattempo, ma verranno comunque salutati e ringraziati a tempo debito sempre. Ringrazio i nuovi abbonati, in questo caso il caro Matte RVF. Lo ringrazio, ringrazio tutti voi anche che siamo arrivati a 16.200 e adesso proseguiamo per 16.300 a questo punto. Quindi vi invito come al solito, che non vi costa nulla, anzi vi rimango nella home di YouTube, vi invito appunto a iscrivervi che male non fa. Le novità, cari miei ragazzi, intanto iniziamo brevemente con ciò che è comparso sul canale del Nico. Cos'è comparso sul canale del Nico in questi giorni? Beh, ovviamente vedo qua subito la serie abbonati dietro le quinte, non solo un'ora di video con un sacco di mod, una mappa e tante chicche solo appunto per chi è all'ultimo livello dell'abbonamento, ma anche l'espansione, la season numero 9, la season 9, Renew and Rebuild di SnowRunner, per gli interessati ovviamente, ma non solo, Farming Simulator 22 vedo in Trentin, carico di balloni con il merlo, carico Liveco, che così abbiamo provato ancora un attimo tutta l'accessoristica Go Whale ufficiale e non quella da Modab. Ho sbagliato e ho mostrato un qualcosa che andava oltre alla parte DLC ufficiale, ma vabbè. Un altro contenuto a cui ci tengo particolarmente, non è mio ma ho contribuito, il buon caro Filippo su Agricoltori e Simpatizzanti, cosa ha portato? Un video storia dell'MB Track, e ha voluto fortemente che il nonno Nixo facesse un cameo all'interno di questo video. Lui collegato, ricollegato a Farming, e ha voluto la mia presenza, e di ciò lo ringrazio un'altra volta pubblicamente perché mi ha fatto piacere questa piccola, breve ma intensa collaborazione. E so che tanti di voi l'hanno visto, perché so che già seguono lui e mi fa piacere perché porta bei contenuti, ma hanno sgamato anche il nonno Nixo all'interno del video, nominato l'esponente se non mondiale almeno italiano della MB Track, perché ragazzi lo adoro, non so cosa farci. Ecco, quindi questo per quanto riguarda tutto il discorso programmazione. La seconda parte, come al solito, di quello che dobbiamo affrontare è andare a vedere tutte le mod che sono uscite durante questa settimana, e ce ne sono state di carine come al solito, si spera ovviamente che siano sempre di più, ma bisogna prendere insomma ciò che butta il convento, diciamo, ecco. Quindi cari miei ragazzi, vediamo subito i soliti aggiornamenti della Pallet Autoload Specialization, che serve a caricare in automatico bancali e non solo con certi rimorchi, certi pianali eccetera. Un prefab della Case New Holland Classic CNH, vedo lì un Magnum e sono i soliti suoni che uno deve mettere mediante Giant Editors, così ve lo ricordo.
hanno inventato la real time sync, quindi una sincronizzazione in tempo reale dell'ora. Quindi se voi entrate a giocare alle 11 di sera piuttosto che alle 7 di mattina, volete sincronizzare il gioco con l'ora in cui state giocando, funziona. Vi ricordo, breve parentesi, avevo giocato a Bus Simulator, o comunque adesso non mi ricordo esattamente il nome, però l'unico gioco, l'unico video che ho portato di tram, diciamo, in quel gioco lì c'è la possibilità di sincronizzarsi con le corse di Berlino, quindi tanta roba, ragazzi. Ma chiusa parentesi. Poi, proseguendo dal caro Castor, la Bale Storage, dei sistemi aperti, non solo capannoni, che di solito sono capannoni, per stoccare balle e balloni di tutte le forme e dimensioni in maniera automatica. Molto interessante, secondo me, Lizard, purtroppo è Lizard, ma è molto interessante, la GS120LHV in sezione Forestry Equipment di Japan Modding, che si attacca al Volvo. È una pinza, sembra molto interessante a vederla, sembra molto carina, può tornare utile, quindi insomma io, come sapete, ve la consiglio. Aggiornamento ovviamente, cioè ovviamente sì, ovviamente, perché è già uscita la mod pro della manual attaching, che fa sempre bene aggiornarla. Ci sono un sacco di vari bei posizionabili nuovi e anche in parte che hanno fatto upgrade, quindi ve li consiglio, molti li ho mostrati in quel famoso video per abbonati, veramente veramente belli, ne ho trovati di belli. Poi c'è Nitro Boost, che adesso io mi vorrei esprimere, come, non so come metterla lì, nel senso, mi viene in mente un famoso cognome giapponese, una cagata. Ecco questa Nitro Boost che vi fa andare il trattore ai 150 all'ora, tipo NOS di Fausto e Furio, Fast and Furious, no? Ma io mi chiedo, ma perché si inventano delle mod che non servono? Assieme a sotto vedo la macchina di Flintstones. E terza cosa, mi viene in mente mesi fa la mod Wheelie che impennate il trattore, insomma, sì, per fare una screenshot, per fare non so cosa, ma vabbè, sorvoliamo. Poi vedo anche Lizard, un vecchio Grand Cherokee, che poi ho visto da DJ Goem, che ha pure i cingoli volendo, quindi un'altra mod molto utile, ma vabbè. Poi vedo piuttosto l'Hackpill Bulba 2 di GMZ, e l'altro nome impronunciabile, però è un grande autore, VNSFDG2, è uno che sa il fatto suo, è per tirar su praticamente uno scava patate, quindi Est Europa. Quelle sono mod che servono. La John Deere S700i Series di JHHG Modding, la Class Jaguar di MB3D Modeling STV, quelle mod lì servono, no? La macchina degli antenati. Vabbè, vari update poi vedo del Fortuna che vi ho nominato la scorsa settimana. Poi che altro vedo? Vabbè, dalla Amazon un ZA-M Spandi Fertilizzante, carino, piccolino, per farm proprio piccole, medio piccole. Uno Strautmann Vertimix 1050 di Agrar Design Austria, anche, che sembra interessante. E poi altre cosette adesso che andiamo a vedere nello specifico. E quindi, proseguendo, anche aggiornamenti della Real Dirt Color di Viper GTS 96, e c'è un change log, l'ultimo che vedo, che parla del colore del fango, insomma va a diversificare teoricamente se diciamo se il campo era asciutto o meno, però non parliamo di snowrunner, quello è ovvio, è più a livello estetico, ecco. Poi altre mod ce ne sono interessanti, in update del BEFA Short Wood Platform di HR Forst und Farzoibau, che vi nomino spesso per il reparto appunto forestale, è un modulo, non so se mi ero accorto, ve l'avevo citato, però adesso che vedo l'update direi che è caso comunque di citarlo. E trasformate in un camion da scarica legna, diciamo,
ad esempio il Volvo del DLC o altri trattori stradali, ecco. Aggiornamento anche del Fendt 700-800, vario TMS, Moss Agrar, l'autore dell'Elderbug per capirci. Molto interessante e carino, un bel muletto abbastanza stazzato, il Komatsu FH50 di Pascal Kautz, non ho mai sentito, devo dire la verità. Vertex Design abbraccia, penso, molti amanti del realismo, anche se non ho capito bene se si può sistemare, diciamo, cioè nel senso c'è un fattore che va a cambiarvi la velocità di cosa dell'aspo, dovrebbe chiamarsi così, quindi di tutto l'apparato che ruota, diciamo, nelle barre da granella, per capirci. Solo che mi viene il dubbio, perché teoricamente pensavo fosse una cosa variabile, ma vedendo gli screenshot sembra che uno vada a impostare un fattore di velocità, non so, 0,5, quindi se ruota un tot di originale schiacciate un tasto e va a ruotare la metà perché avete impostato, quindi non so bene come la gestione, però l'idea ci sta, d'altronde arriva da Vertex Design e ci sta tutta. Poi la Variable Special Round Page, quindi vi fa, potete comprare, diciamo, balloni di spremista, insilato, come si chiamano anche lì le barbabietole macinate e la pula, in pratica. Quindi secondo me è perché è uscito il DLC della Go Whale, si possono fare, allora adesso le trovate anche, diciamo, già fatte, ecco, quindi non dovete far altro. Vari posizionabili, stavolta né infamia né lode, vari, diciamo, ecco, andateli a vedere se vi interessa. Vedo una carriola, ma non sembra fatta benissimo, speriamo almeno sia funzionante, sì, non è bruttissima ma neanche bellissima, però vabbè, interessante, sperando sia veramente funzionante. La Recovery Rope di Viper GTS 96 vi fa aggiungere un mega gancio da attaccare al trattore, e dopo c'è questa corda per far, diciamo, gare di traino fra trattori, ne ho fatte anch'io, per i veterani dovrebbero ricordarsi. Poi vabbè, la serie Fendt 1000 di Schnibbel Modding, non so cosa ha aggiunto di particolare. Fendt 1000 che secondo me piace a pochissimi, ma vabbè. E da notare, che però non so se realmente funziona così, ho letto velocemente ma non ho trovato un riferimento a ciò, però c'è una screenshot della mod Lizard AGM 600 and Big Bugs Pack, Big Bags, dai, e di Agro Mods, che è un caricatore frontale, insomma, con vari attrezzi per trattori, diciamo, da area di influenza brasiliana, e con la lama sembra abbattere gli alberi. Modalità, per capirci, vi ricordate quella benna per il Volvo che l'hanno fatta particolare, che potete diciamo di taglio abbattere l'albero, ecco, magari, diciamo che magari c'è lo script un po' così preso in prestito, ed è interessante questa cosa, perché uno potrebbe far veloce e abbattere magari questo albero qua, magari è un po' troppo grande da abbattere con la sola forza del trattore, visto qual è, visto la lama, però magari alberi un po' più piccoli ci potrebbe essere un senso, ma vabbè. E quindi questo è quanto più o meno in pratica dal modab stavolta, dai, non è andata malissimo ma neanche benissimo. E quindi in conclusione, avete visto appunto il nuovo acquisto, devo cambiargli le gomme che non sono già state pagate, quindi le cambio e basta in casa senza andare in giro troppo, e poi si andrà a sarchiare. Ma appunto, prima di concludere il video, vorrei salutare e ringraziare appunto gli abbonati, quindi leggere i loro commenti. Ne faccio uno unico fra New Socket, il caro New Socket che è da poco abbonato, e Alice Bonaventura, che mi chiedono, beh, intanto dice saluto sentito, grazie e mi fa piacere, e chiede in dialetto da dove salta fuori, diciamo, ecco, quell'Iveco. Stessa cosa Alice Bonaventura, e salta fuori che poi non ho più trovato il link, se no ve l'avrei messo in descrizione al video. So che dopo l'avete trovato, da qualche parte si trova,
però dove l'ho trovato io non c'era più, purtroppo. Stefano Raimondo che fa: ciao caro Nico e come al solito buona settimana, ti ringrazio. E ovviamente contraccambio a 5.50 mi segnala che ho detto 14 marzo, dovevo dire del 2023, ho detto 14 marzo del 2003. Chissà quante cose ho detto oggi o altre volte e non mi sono accorto, quindi vabbè, mettiamoci lì un Harold e un Risitas perché ci sta tutto. Poi fa: la terra ho notato pure io con una possibilità di traslare l'escavatore, mentre il sedile Ctrl B, se non ricordo male. In realtà sarebbe Shift B, ma hai ragione comunque a dire che funziona, perché ho provato anch'io dopo in un altro salvataggio, mi compariva il comando e sono riuscito a girarlo, mi sembrava strano. Infatti lì mea culpa, però rimane comunque una brutta cosa che non si possa spostare il braccio. Però vabbè, mi sono perso il video del Nico Ferroviere, ma sentendo i commenti degli altri abbonati quasi quasi vado a farmi due risate. Se non hai per caso recuperato, se ti capita, vabbè, basta poco, è verso la fine del video, e mi hanno detto: va piano nonno, che è la prima volta che guidi il treno. Non avevano tutti i torti, ma vabbè. Poi: caro Pietro, ciao Nico, quanto adoro ste pale Volvo, anche se la vecciotta non la battono. Beh, quella vecchia lì, cioè, è imbattibile, o a meno che non trovi un'altra pala annata simile e sgasate simili, però le nuove non la battono. Anch'io l'ho provata al volo a Terna JCB, ma ricordo si girava il sedile, sai? Quindi anche te, caro Pietro, ti ringrazio, vero? Ripeto, faccio un mea culpa perché ho sbagliato io, nel senso, credevo non si potesse, sembrava strano, ripeto, però di fatto si può. Sicuramente in qualche modo te la godrai quella doppietta JCB. Grazie per la menzione, come sempre, grazie a te, ci mancherebbe. E sicuramente sì, non so ancora dove, bene, quando e come, però quella talpa, terna, chiamata come volete, devo inserirla da qualche parte. Qua tra l'altro mi sono svegliato un po' troppo presto, era troppo brutto, ho aspettato un attimo che passasse il brutto tempo, perché insomma era notte ed era veramente brutto. Il Carletto fa: hai ragione, purtroppo i mezzi Sam e Lamborghini seri ci sono sul farming, ma non sono il massimo di qualità. Infatti qualcuno ne ha usato, forse voglio dire, ma ho dovuto metterci mano per farli funzionare come si deve, immagino. E ecco, sembra carino col terzo asse che si può sollevare. Un saluto. Allora, un saluto a te, ti ringrazio. E ecco, è carino di per sé, mi piace. E sì, purtroppo alcuni arrivano da conversioni più o meno lecite. C'è poco. Dopo in un video abbonati appunto vi ho mostrato che c'è comunque un discreto bel same che gira, però sui trattori piccoli, medio piccoli, ma vabbè. Il buon caro Moscons 1988 che fa: ciao Nico, bella lavorazione, quelli vecchio Favola o c'ho le sponde. Però allora, Favola, sì, è vero, e c'ho le sponde, hai ragione, non sono stato lì a sottolinearlo l'altra volta, però so di averle un po' mangiucchiate con la benna, nel senso che sono sponde d'alluminio lì che, come le guardi, si piegano e si graffiano. D'altronde ci arrivavo su poco male, c'erano anche i pali, diciamo, per poi coprirlo, insomma, e far il telone lì triangolare. Non ho guardato tanto bene, ho detto: dai, scarichiamo e boh, facciamo finta che non ci sia, perché adesso ogni tanto, se uno sta lì a guardare tutto, veramente, cioè, a me piace fare le cose serie, lo sapete, farle bene, però a momenti bisogna veramente chiudere un occhio, a volte anche due. Vabbè, ti ringrazio. Il Rosso: ciao Nico, buona domenica. Già dalle screen si capiva che era molto bello di vecchio, ma in video rende ancora di più, è uno spettacolo. Ringrazio, so che anche in un altro commento, mi pare nel post abbonato, mi hai detto che quando vedi autotreni autoarticolati non capisci più nulla. Ti capisco, è portare un attimo di Euro Truck Simulator anche su farming, ma vabbè, ci sta. Infine, dopo aver salutato e ringraziato e letto i commenti degli abbonati, saluto e ringrazio anche chi è iscritto pubblicamente o commentatore di successo, come dice YouTube, quindi Domenico Di Bartolomeo, Obbe, Mickey Fiat e basta. E cari miei ragazzi, che altro dirvi se non ritornare sui miei passi e augurarvi un buon weekend. Ripeto, per chi lo vede in anteprima il video, gli abbonati, per chi lo vedrà a suo tempo, per chi lo vedrà magari anche a Natale sto video, insomma, l'augurio che vada sempre tutto bene è un augurio generale e ve lo lascio sempre, insomma, col cuore qua, verso nuovi orizzonti, verso nuove
avventure, direi, questa me la segno e vi saluto, vi ringrazio, ovviamente, sei bravi. Ciao a tutti ragazzi.